quanto voglio, voglio! Via, che c'è a zicchimo una guascia dell'800 a casa tua! Non ti vorrei offendere, tesoro, ma sai come la chiamano? Villa Ikea, ho detto tutto! Ma appunto, io pensavo che l'800 mi spezzava il moderno! No, tu mi spiezzi il cuore a me, sarebbe una cafonata troppo esagerata! Dunque, se te lo pago il doppio? Vabbè, via dirla, però noi soffriamo assai, vero, Pepe? Un dolore pazzesco, non morce raspide. Bravo, mi sente tanto Cleopatra. Che meraviglia! Lo voglio, pure questa, esageratamente lo voglio. No, troppo tardi, questo è già stato venduto a Christian De Sica. Christian De Sica? Godun, se te lo pago il triplo? Allora non è più di Christian De Sica. Ah, come mi piacciono le miliardarie. E a me quanto mi piacciono le persone chic, eleganti, raffinate. No, con me mio marito che non capisce niente, Art. Beh, certo, ha fatto i soldi con la spazzatura. È trash, ma oggi il trash è trendy. Dudu, ti voglio bene. Ma sì, io ti adoro. È francese. Quanto sei chic. Come un negozio, a me son chic. Allora ragazzi, domani mi mando l'indiano a sopire tutto cosa con l'assegno. Non ti preoccupare, a pagare e morire ci sta sempre tempo. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Quando è che non ci paga cassonetta? Dall'agosto scorso. Ah, faccio. Sta cafone in merda. I quadri, glieli darei in testa, glieli darei. No, io li darei in testa a te. Ma ti rendi conto cosa ci tocca fare per campare? Fingere di essere ricchioni! Gay! Si dice gay! E poi a bassa voce che se ci sembra siamo rovinati! Senti, zio, io mi sono scocciato di fingere! Ah, tengo 35 anni e sono qui nell'isola dell'amore, dove c'è un via vai di viking, tedesca, americana. E io niente! Per 7 mesi all'anno sculetto e faccio gridolini. Tesoro! Divino! Amore! Pazzesco! Che devo dire io? Che da ragazzo mi chiamavano Mattarella. Mi sono fatto le più belle femmine, mezzo uomo, nel quarto tipo sillabo. Sì, ma all'epoca facevo da pezziere e non guadagnavo una lira. Ma invece da che mi sono inventato questo antiquario finto gay? Tenga la villa, un motoscafo e il conto in banca. Porta pazienza, Fefe. Altri 5 anni così e ci trasferiamo in Thailandia, a Phuket, dove nessuno ci conosce, e ricominciamo a mattarellare. Sì, io non vedo l'ora. Ma sono scucciata e sta sceneggiata. Che vuoi fare? Capri è così. Per vendere mobili, quadri, vestiti, gioielli, bisogna essere... ricchioni. Ehi, qua se non sei gay... T'amore e fabbra.